Un progetto che le sta particolarmente a cuore per questa sua elezione in Europa? Beh, sicuramente, visto che per 15 anni, quindi per metà della mia vita, mi sono occupata di sanità, assolutamente il primo progetto è tutelare la salute dei cittadini, quindi difesa del diritto del malato e aumento della sanità di qualità. La sua esperienza precedente a questa elezione? È stata una precedente esperienza di campagna elettorale, una campagna elettorale fatta con voto di lista, quindi molto più soft e molto più moderata, che ha sviluppato un prima dei non eletti, quindi al di là di quello nessun'altra esperienza. Sono una persona che viene dalla classe, così, dalla società civile, dal popolo, che non ha, pur avendo comunque militato nell'area liberale, non faceva parte della struttura politica. I giovani in politica, secondo lei, sono sufficientemente presenti? Dovranno essere presenti in modo assolutamente costante, proprio per la forza che hanno di andare a difendere i cittadini italiani in Parlamento europeo. E le cosiddette quote rosa, secondo lei, sono sufficientemente rappresentate? Beh, diciamo che adesso in questa tornata sono entrate diverse donne, quindi spero di sì da ora in poi.